Oggi, carissimi, andiamo a vedere insieme lo spacchettamento e la recensione di questa bellissima planetaria della Cecotec, Twisted Fusion 4500 Luxury White. Si presenta veramente benissimo e la vedremo anche in funzione con questa strepitosa ricetta che non potete perdere della focaccia genovese che ci ha regalato un panettiere qua vicino. E devo dire che l'abbiamo assaggiata ed è esattamente come l'acquistiamo da lui. Ecco a voi il video. Oggi, mega spacchettamento, andiamo ad aprire la planetaria che ci ha inviato la Cecotec. È una Twisted Fusion 4500 Luxury White. Andiamo ad aprirla. Guardate già che meraviglia. Ecco la new entry a casa di Apicio. Adesso andiamo ad aprire. Ci sono i sigilli di garanzia e andiamo a vedere la nostra super macchina. Siete curiosi come me? Allora, noi siamo felicissimi e curiosissimi. Allora, si presenta imballata benissimo e qui c'è il libretto con il ricettario e il libretto di istruzioni. Andiamo a vedere se c'è in italiano. Di solito ci stanno tutte le lingue del mondo, ma tranne italiano, vediamo un po'. Tedesco, italiano, eccolo qua. Tutto il librettino, le parti di cui è composta, prima dell'utilizzo, il funzionamento e vediamo ancora la pulizia e manutenzione che è fondamentale, le specifiche tecniche, il riciclaggio di elettrodomestici, la garanzia. C'è tutto. E l'italiano è fondamentale. Poi insomma, ecco, c'è in tedesco, in inglese. Qui che c'è portoghese, polacco, cestina, non so che sia, non so che lingua sia, Slovenia forse. Prendiamo invece il ricettario, eccolo qua, vediamo se c'è in italiano. Nome della pizza, tempo di preparazione, accessorio, difficoltà, ingredienti, preparazione, vediamo un po'. Ecco, italiano. Torta tipica valenziana, crème brûlée, vediamo un'altra di qua, impasto per pizza, wow, guardate, si presenta proprio bene e c'è in varie lingue, in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, polacco e cestina. E eccola lei, guardate che meraviglia, ora la tiriamo fuori, eh. Pesa tantissimo, vediamo lo scatolone. Olè. Ed eccola qua, è bellissima. Qui ci stanno gli accessori. Vediamo un po' la parte del coperchio per inserire le cose. Questo è comodissimo per non sporcarsi, per non sporcare in giro. Il gancio, cioè, ma guardate quanto è fashion, nero e bianco. Poi ci stanno vari colori, anche rosso mi sembra, caffè latte, nero. Questa per farci le meringhe, buona per montare la panna, vabbè. Ed ecco qui la foglia. Guardate che bella. Bellissima proprio. Ecco qua il cestello. Guardate che meraviglia. Ha il manico, bellissimo. E una buona capienza. Poi la cosa che mi piace è che più che svilupparsi in larghezza, si sviluppa in altezza. E questo è molto utile anche per non sporcare in giro. Vediamo, scartiamo la macchina. Ha veramente un design bellissimo. Questo ovviamente è il filo per collegarlo alla parte elettrica, pure intuitiva, perché io la sto scartando con voi e non la conosco affatto. Quindi da questa parte
ci sta il filo per collegarlo alla corrente elettrica. Da quest'altra parte, eccola qua, c'è il pulsante per lo start. Poi vediamo questo a che cosa serve. Questo per aprirla, guardate che meraviglia. Questo per chiuderla. Poi nella parte anteriore possono essere inseriti degli accessori che non vengono inclusi nella confezione, ma che potete comprarli a parte. Eccola qua, la nostra macchina 800 watt a LED, è meravigliosa. Adesso la vado a pulire e la cominciamo ad utilizzare. Prima di andare a vedere la nostra super focaccia genovese, andiamo a vedere come funziona la nostra planetaria. Con una mano spingo la leva e abbasso il braccio, spingo la leva e alzo il mio braccio. L'accessorio può essere inserito anch'esso molto facilmente con una mano e spingendo verso l'alto la molla e girando l'accessorio. A questo punto posso andare ad inserire la mia ciotola in questa maniera: metto la ciotola e giro e questa rimane incastrata, come vi ho fatto vedere, a questo bellissimo manico che mi permette con molta facilità di prendere la ciotola. Nel caso in cui ho degli impasti liquidi, posso andare a mettere il coperchio con l'imbuto e lo metto in questa maniera. Vado ad inserirlo, me lo giro a favore e poi inserisco l'imbuto. L'imbuto ha questi due gancini che si mettono nel canale e poi si va ad incastrare. In questa maniera sarò facilitata ad inserire gli imbuti. Vado ad accendere la mia macchina. La mia macchina si accende facilmente spingendo questo pulsante e aspettate che tolgo l'imbuto. Io ho già inserito la farina per la ricetta e se vado ad alzare mi compare E01 che mi dice che la macchina è in stand by. Vado ad abbassare e a questo punto posso andare ad attivare la mia macchina così e partirà il timer. Posso andare ad aumentare la velocità fino ad 8. E avete sentito che è abbastanza silenziosa. E posso andare ad inserire anche il timer in questa maniera. Allora, spingo, giro in senso antiorario per qualche secondo e parte il timer preimpostato, 2 minuti. Io poi posso fare in questa maniera. Posso andare ad aumentare di 10 secondi in 10 secondi. Oppure spingendo tenendo per 3 secondi, vedete, aumenta. L'importante è non far lavorare la macchina più di 10 minuti consecutivi. Se l'impasto prevede 10 minuti consecutivi del timer, vedete, così diminuisco di 10 secondi e così si blocca. E il timer è bloccato, quindi in senso antiorario per qualche secondo e posso partire. Come vi dicevo, se la faccio lavorare per più di 10 minuti mi fermo e la faccio riposare 10 minuti e riprendo l'impasto. Ora a me servono 5 minuti per impastare la mia focaccia e quindi vado ad impostare 5 minuti. Iniziamo la preparazione del nostro impasto mettendo in 650 g di acqua tiepida, 25 un cubetto di lievito. Io ho messo questo che ho congelato, vi lascio alla fine del video il link per andare a vedere come fare. Aggiungo un cucchiaino di zucchero e lascio 5 minuti mescolando ogni tanto in modo tale che si sciolga bene il lievito. Intanto mi preparo gli altri ingredienti. Senso antiorario, parto nei 2 minuti, tengo per qualche secondo, 3, 4, 5, a posto.
Adesso inserisco i miei ingredienti. In un chilo di farina manitoba vado a mettere 650 ml di acqua, il cubetto di lievito da 25 grammi con il cucchiaino di zucchero che ho già preparato. La vediamo subito all'opera. Inserisco 60 g di olio di semi di girasole e 15 g di sale. Ora faccio partire la mia planetaria. Ok, e la faccio partire. Aumento la velocità alla velocità 4, a metà, e faccio impastare. La lascio impastare 5 minuti. Siamo quasi arrivati alla fine e poi andiamo a vedere il nostro impasto. L'impasto dovrà lievitare un'ora all'interno della teglia dove andiamo a farle. Questo impasto, ecco, finito. Questo impasto va bene per una teglia 60x40. Andiamo a vedere il nostro impasto. Allora, se l'impasto risulterà troppo morbido, questo è perfetto. Se l'impasto risulterà troppo morbido, allora andiamo a mettere un pochino di farina. Se risulta troppo duro, andiamo a mettere un goccino di acqua. Però questa consistenza, vedete, è perfetta. La nostra planetaria si è comportata alla grande. Andiamo a pulire il gancio e andiamo a mettere sulla nostra teglia. Dopo aver unto tutta la teglia con dell'olio di semi di girasole, vado a metterci l'impasto, lo farò lievitare qui per un'ora, vado a metterci un pochino di olio sopra, lo spalmo bene, in modo tale da non far seccare la superficie del mio impasto. Fra un'ora andrò appunto a stendere la mia focaccia in un luogo caldo e diciamo intorno ai 24 gradi. Noi siamo usciti e abbiamo lasciato 3 ore a lievitare e questo è il risultato. Però già con un'ora va bene. Dimmi tesoro, lui vuole prendere un pezzetto, io facciamo prendere, vabbè dai, prendi un pezzetto. Ti sei lavato le mani? Eh? Ah, e vai, prendi. Questo? Eh sì. Dimmi un po' com'è? Squisito. No, basta. Ma quello che sta così. Vatti a lavare le manine e stendiamo, dai. Ah, vieni qua, metti le manine qui. Ce le ungiamo un po' di olio. Vai, ok. Bravo, e segui mamma. Allora, i buchi, mo questa è stesa già, quindi tutto che la faccio io con te. Certo. Così, così, guarda con le ditine. 1 2 3 4. Ecco, perché bisogna farli nei diversi versi. Allora, così. E poi nell'altro verso. Quindi, in un verso e poi nell'altro. Poi facciamo questa miscela. Aspetta, sì. 30 ml di olio di semi di girasole, 30 ml di olio d'oliva extravergine, 60 ml di acqua. Poi andiamo a mettere 10 g di sale. Poi andiamo. Vedi? Wow. Andiamo a t'ho schizzato? No. A miscelare tutto e poi senza paura l'andiamo a mettere sopra. Della parte tua te lo faccio mettere a te. Vai. Allora così, Poi accendiamo. No. Ah, scusa! Vabbè, ti è finisci, lo te mette qui. Ok. E facciamo lievitare per altre
45-50 minuti. Fatto questo, accendiamo il forno a 230 gradi, deve essere ben caldo, la focaccia non deve cuocere per più di 16 minuti, se no si secca troppo. Finita la seconda lievitazione, il forno è caldo, prima di andarlo a mettere in forno mettiamo del rosmarino. Io ce l'ho secco, metterò questo, se no mettete quello fresco. Quello fresco darà ancora più profumo, eh? E andiamo a mettere in forno, come ho detto, non più di 16 minuti, se no si secca troppo. Andate a controllare con il vostro forno quant'è la cottura, più o meno deve essere dorata sopra e sotto. Eccola qua, tirata fuori dal forno. Va bene. Mettiamo, spennelliamo di olio, questo la renderà lucida. E poi, appena uscita dal forno, e poi possiamo mangiare. Spennelliamo tutto. Ecco qua, dopo averla spennellata con l'olio. Questa sono mangiata un pezzo, questa è la parte sotto. Com'era, mammi? Non ti sentono? Buonissima. Ah, è più buona di tutte le pizze. Ma davvero, mammi? Si può rifà? E questo è il risultato finale della nostra super focaccia. Perfetta per una merenda, anche per una colazione dei nostri figli a scuola o anche, perché no, farcita per il lavoro. Il video è giunto al termine, spero che la recensione vi sia piaciuta, così come la ricetta. Fatela perché è veramente deliziosa, è buonissima ed è proprio come quella che compriamo qui al panificio. La ricetta ce l'ha data lui e devo dire che è venuta uguale. Fatela sia se avete la planetaria sia che impastata a mano. E trovate qui nell'info box, come dicevo, il codice sconto che potete utilizzare per l'acquisto di tutti i prodotti che si trovano sul loro sito. Hanno dei prodotti molto vari e di qualità. Spero che questo video possa esservi stato utile. Se avete domande, scrivetemele nei commenti qui sotto. Se non lo avete ancora fatto, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram, sempre con il nome A Casa di Apicio. Trovate dei contenuti che qui non pubblichiamo ed è un modo anche per stare più vicini. Vi saluto, vi abbraccio, buon appetito, piatto pulito, fatela, perché è buonissima.